a tutti amici di Animazione Magica, come va? Spero tutto bene, come in ogni video ovviamente. E, sono oggi qui per proporvi un nuovo contenuto. Oggi vorrei proporvi, in realtà sono stato un po' indeciso su dove mettere, in quale playlist collocare questo video, perché è sì un gioco, ma un gioco che si fa con tre palline. Quindi bisogna conoscere la tecnica base della cascata in giocoleria. Ed è, capirete quindi perché sono stato un po' combattuto se metterlo nella playlist dei video sulla giocoleria oppure in quella su dei giochi. Alla fine ho deciso di inserirla in quella dei giochi perché è in tutto e per tutto un gioco. Anche se alla base di questo gioco c'è un minimo di esperienza, tra virgolette, nella giocoleria. Ma bando alle ciance, andiamo subito a vedere il gioco del giocoliere. Wow! Dunque, rieccoci qui. Sono in posizione verticale perché non posso spiegarvi questo gioco seduto alla sedia scrivendo. L'unico occorrente, le uniche cose che ci serviranno per questo gioco saranno queste. Tre palline da giocoleria. Ovviamente, se non le avete, potete andare nella mia playlist Impariamo a Giocolare sulla giocoleria e lì troverete il modo più veloce e semplice per costruirvi da soli le vostre tre palline da giocoleria per iniziare a diventare dei veri giocolieri. Ok? Come funziona il gioco? Il gioco è semplicissimo. Occorrente solo tre palline e tanti bambini. I bambini li farete disporre di fronte a voi in una lunghissima fila indiana, uno dietro l'altro. E giocheranno uno alla volta, ovviamente, a partire dal primo fino all'ultimo bambino. Cosa dovranno fare i bambini? Mentre voi fate il giocoliere, e cioè fate la cascata delle tre palline, che se non sapete come fare vi linko in descrizione il video in cui ho spiegato come imparare a fare la cascata a tre palline, che è la cosa più semplice in giocoleria, mentre voi fate la classica cascata con le palline in questo modo, ogni bambino a turno dovrà cercare di acchiappare una pallina al volo. Non una pallina qualunque, ovviamente voi darete indicazioni al bimbo su quale pallina dovrà porgere la propria attenzione, nel senso che se decidete prima di far prendere al volo la pallina blu, lo direte a tutti i bambini. In questo turno, bimbi, dovrete cercare di acchiappare al volo la pallina blu. E mentre voi fate il giocoliere, mentre fate la cascata, loro dovranno cercare al volo di acchiappare la pallina blu. Mi è caduta. Vabbè. Se riusciranno ad acchiappare la pallina blu, ovviamente il bimbo riceverà un punto. Se non riuscirà ad acchiapparla, non riceverà il punto e tornerà indietro alla fila. Siete liberissimi di scegliere quando inizia. Ma sarete liberi di scegliere quando il gioco deve finire. E in quel momento, dopo 5, dopo 6, dopo 10 turni, quando poi vedrete che i bambini non vi prestano più tanta attenzione, il bambino che sarà riuscito a ricevere il maggior numero di punti, e cioè ad acchiappare per più volte la pallina al volo, vincerà il gioco. Solitamente io alla fine di questo gioco do un premio al migliore, ma il premio in questo caso può essere anche, non so, un adesivo, una stella, un riconoscimento, un qualcosa che gli faccia sentire il fatto di aver vinto questo gioco. Detto questo, non mi resta che salutarvi, darvi l'arrivederci al prossimo video e un bacio. Ci vediamo al prossimo video. Ovviamente, se questo vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo al prossimo con Alfonso. Ciao!